Zombie Apocalypse. Ciao a tutte, ciao a tutti ragazzi, altro nuovo video. Che criccio, come state? Spero bene. Allora, questo è un video che prima l'altro ho caricato, cioè ho montato altro video di make-up. E questa volta vi parlo di un'altra cosa, ovvero un altro video diverso. Dunque, oggi è stata una giornata molto calda e pesante, ma vabbè dettagli. E niente, e io nel frattempo oggi mi sono data un po' alla pazza gioia di coricarmi nel letto e di prendere un po' d'aria perché avevo la troppo calda, beh. E niente, ti ho stati se no così. E niente. Oggi come vedete sono tutta vestita così, sì. Questo dietro vedete tutto l'ambarazzo, anche c'è perché io mi sono tutta truccata e davvero mi sono truccata. Non so se si percepisce, se si percepisce, però mi sono truccata. Come qua. Mamma mia. Mi sa che mi tratta qualcosa nell'occhio, non morire mai, però per me è così e niente, mi trovo io che tanto non c'è pace, ho queste, mamma mia, vabbè. Che dire, perché siete sorte? Non capisco, boh, vabbè, siete sorte, strano. Comunque niente ragazze, io non ho capito ancora perché voi mi prendete di mira perché dico sempre le stesse cose, pazienza. E niente, innanzitutto domani farò altri video, sempre se ci riesco a fare altri video perché non è detto, e purtroppo ho sempre meno voglia di fare video, però quando mi viene la voglia li faccio i video tranquilla. E nulla, ho fatto questo trucco che vedete voi, vedete, non è bellissimo, però l'ho voluto fare tanto per sperimentare. Non sono brava, già lo dico, non sono una makeup artist, non sono una truccatrice, la stessa cosa, però è la verità. Allora, come primo trucco ho utilizzato questi due, vedete questi qua. Questo nero nella rima inferiore dell'occhio, vedete? Questo spettacolare, a me piace, non dire, quando mi trucco così mi sento già a mio agio, se l'ho abbronzato di mio tutto il resto, quasi tutto l'anno più o meno mi gira, per la verità. Questa è la palette Flawless 4, vedete? Si legge qualcosa, sì, Flawless 4. E niente, poi come fondotinta e correttore ho utilizzato questo qua che mi sta terminando, va poco a poco, piano piano, come lo sto mettendo, boh, vabbè, così. Sto correttore qui che è infallibile, L'Oreal 327 Cashmere Concealer Termover, questo qui, e questa è la colorazione, vedete? Già. Poi questo fondotinta della Stella Matte 16 ore, ci sto trovando bene, ho un piccolo difetto, ne metto troppo, infatti dovrei mettere poco perché sennò mi fa, come si può dire, carta pecornito, sì, vabbè, sono partiti al pump dosatore, cosa che io all'inizio credevo di nome, invece sì, sembrava che avesse quella specie di goccetta tipo quella delle medicine, non so come si dice, sì, ci siamo capiti, quella lì che fa, vabbè, ci siamo capiti, no? Non so come dire, però comunque avete capito. Questo invece c'ha proprio il pampetto, il paperovatore, ed è meglio così alla fine, più igienico, anche se
Io un po' inciuzzato, vedete il tappo che era un po' inciuzzato, però volendo si può pulire benissimo, non c'è pure. Poi come altro cibo l'abbiamo usato tanto, vabbè, lo dimentico quasi sempre, oltretutto anche perché ho la pelle secca, vabbè. Come illuminante di tanto in tanto vado a utilizzare questo della Make Up Revolution, che è strabello. Mentre come burro cacao, che io sto stramando quando l'ho utilizzato dopo un interventaccio bruttissimo in bocca, questo qua l'Agro Sun della SPF Defenses PF 15, questo qua che è molto buono tra l'altro, è adorissimo, adoro. Poi come mascara top, ma top davvero, questo qua che è fantastico, io lo adoro. Perché anche vabbè, tutte le mascara che io metto, qualsiasi mascara metto, ci tengo a ribadire a questo video che mi fate le ciglia. Che belle, wow. Già, quanto sono? Ok, sono già 6 minuti, ma comunque so. Che altro dire? Niente, ragazze. L'outfit non l'avete visto? Ed è questo qua che avete già visto. Aspettate un secondo. Appunto, non sono uscita in tutto il giorno, ma pazienza. E niente. Quindi, che dire? Ma con il blush, ve l'ho detto, no, ve l'ho detto. Con il blush ho utilizzato questo qua. Questo blush della Rimmel, che è fantastico. Ma proprio pazzesco. Questo qua, questo rossetto qui. Sublime Matte 604, che è straordinariamente bello, ma bello bello bello. Sto rossetto della Wacom, dice la verità, non so se l'ho detto, non mi ricordo se l'ho detto nel video che mi stavo truccando poco fa. Questo è della Wacom, tanto lo scriverò nell'info box se mi ricordo, se no pace. Questo è della Wacom, molto bello, fantastico, adoro. E tra l'altro manco a farlo apposta, ce l'ho addosso. Ah, bello. Ora me ne trovo un po', perché tra l'altro, aspetta un secondo, mi fa sempre questa cavolo di pastetta, io non capisco perché. Aspetta che è qua. Vabbè, a posto. E niente, il trucco l'avete visto anche il video, quindi quando man mano che carico il video vedrete quest'altro video, ok? E niente, quindi noi ci si vede al prossimo video, perché no, nulla, domani se riesco faccio il video delle pulizie, non è detto, ma ci voglio provare. Dipende cosa mi succede, voi dite, e cosa deve succedere? Lo so, tanti imprevisti, come per esempio la voglia di non fare un bel niente come al solito, o la voglia di stare a zonzo così per tanto senza fare video, però ci voglio provare, voglio mettere l'impegno e provarci in qualche modo, ok? Niente. Ciao ragazzi, un bacio, perché sono già 8 o 9 minuti che registro. Non vedo cosa sono. Aspettate che mi metto gli occhiali che c'erano tutti i zozzi. Allora, sono 9 minuti che registro, benissimo. Dunque, eccomi qua. Scusate l'interruzione, però è così. Intanto devo interrompere perché sta succedendo qualcosa, quindi niente. Spero queste mie recensioni vi siano piaciute, anche se alla fine io tante volte sono una che poi viene nei video, ma vabbè, dettagli. Ah, cosa vi ho promesso? Se riesco a promettervelo, non è detto. Domani farò video, come si dice? Video di pulizie? Non lo so, bisogna vedere. Video di trucco? Può darsi. Video vlog? Può darsi. Mi voglio impegnare al massimo, ok? E niente, ragazze. Questo un bacio e
siate clementi con me, vi prego. Like, commento e se no, non so, pazienza. Iscrivetevi, attivate la campanella e ciao.